Bella a tutti ragazzi, benvenuti nel 36esimo episodio di Macra Vanilla. Ricordi, io sono Filo e questa è la stanza dove si aggirerà la stanza delle fornaci. Molto vicina all'altra stanza della lava. Che cazzo. Perfetto. Ok, partiamo. La stanza è già stata progettata. Non so se avevamo già predetto che volevamo fare una stanza delle fornaci, però vabbè, faremo una stanza delle fornaci che è stata già progettata, se l'ho già detto. Partiamo. Allora, qui la stanza funzionerà così. Ci saranno a questi lati, questo e questo, delle fornaci. Sì. Queste fornaci saranno collegate a degli hopper. Questi hopper, no, gli hopper li faccio dopo. A degli hopper che praticamente sotto i quali passerà un kart. Questo kart praticamente sarà caricato, perché avrà l'hopper, sarà caricato di carbone. No, scherzo. Allora, sopra le fornaci passerà un kart col carbone, verrà riempito e questo distribuirà carbone in tutte le fornaci. Sotto invece passerà un kart che raccoglierà intorno a tutte le fornaci i prodotti, i frutti della combustione, sì, e li porterà a una chest più davanti. Un meccanismo già inventato, quindi non facciamo niente a caso. E praticamente io mi basterà da qui inserire il carbone, aspettare, andare in fondo e prendere così. Dovrò solo inserire il carbone e inserire naturalmente quello, sì, che va cotto. Si può inserire sia il carbone che quello che va cotto, però. Certo. Direttamente nel carter principale. Mm-hmm. O no? Nel kart che passa sopra. Sì, sì. Noi facciamo. Funziona. Bene. Uno. Qui passerà il kart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Avanziamo di qua. Fino a dove arriva l'altro. E adesso si riuniscono. E fin qui. Tutto molto claro. Claro. Ok, iniziamo a mettere le rotaie belle. Ok, e ci siamo. Ok, qui questo invece sarà il piano dove andranno le fornaci. Anzi, no, è qui il piano delle fornaci. Sì, qui è il piano delle fornaci, su questo livello qui andranno gli hopper e su questo livello del piano andranno appunto le fornaci. Sì. Funziona, lo giuro, è stato già testato, non sto dicendo cagate. Chi lo sa? Allora, ci siamo ragazzi, un secondo, devo fare, abbiamo fatto gli hopper. E abbiamo fatto altra roba, vero Mimmo? Sì. Finiamo di stoccare sta robaccia. Vabbè, basta, sto fatto. Ok, abbiamo le tramogge. Adesso faremo anche le fornaci. Sì, sì. Lascio il crafting a filo. Ci servono 10 fornaci. 10 fornaci. Siccome noi siamo pro, e non la cobblestone non ci manca. 10 fornaci. Tu sei un verga fanciullo. Aspetta, io per ce ne servono un po' di più. 5, 10, 15, 20. Ah no, 20, 20. Cos'è un verga fanciullo? Un contro. Un sottomozzatore. Allora, adesso voi direte, perché hai 50.000 fornaci? Perché non li prendi lì? Perché? Si tutfora, cioè. Che è bello. Ok, anche questo è fatto. Quelle. Sì, abbiamo tutto. Possiamo proseguire nella nostra fantastica avventura. Oddio, il pavimento. C'è una cosa, il pavimento. Facciamo una cosa provvisoria. Ok, pavimento. Anzi, no, il pavimento lo facciamo dopo. Le fornaci le possiamo mettere lo stesso anche senza pavimento. Cioè, volano. Mm-hmm. Ha più stile. Certo. Mentre io lavoro, vi dobbiamo comunicare la nostra decisione. Allora, è molto
complicato parlarne. Abbiamo deciso di demolire la stanza del fornace. Sì, lo sto dicendo. Ancora devo farla, che già la volevo dire, sei proprio stronzo. Ho deciso di mettere delle ceste, il magazzino, ovvero lo rifaremo sicuramente in un modo migliore, perché quel magazzino lì, l'idea è bella, è stato un po' male, però comunque là, ci stava, però non è funzionale per niente, perché non possiamo ogni volta pensare di scendere l'acqua e risalirla in un quarto d'ora per prendere due cose, che poi si deve prendere due cose diverse, di andare in 14 stanze, una su, una prima, una 4 ore dopo, no. Allora facciamo un salone grande, che adesso dobbiamo ancora presentare, che sarà una stanza unica, molto decorata e molto bella, dove ci sarà la stanza delle ceste, con le ceste divise in scomparti, cioè non una ogni piano, ovvero, non so, una sarà, ci saranno le ceste per i cibi in un lato, le ceste per gli attrezzi in un altro, le ceste per i mattoni in un altro. In questo modo sarà diviso a stanza, non sicuramente 4.000 stanze per una solo per quello, una per l'arresto, no, non è pensabile. Bene, sì. Allora, è capitata una cosa triste. Triste, cioè manca una cosa. Quindi è anche per questo che abbiamo continuato, non abbiamo completato la stanza, perché sì, siamo indecisi noi ancora su questa stanza. Mm. È complicato, soprattutto per me, perché, cioè nel senso, no, anche minimo, abbiamo lavorato un sacco per farla. I materiali, sapete quanta clay sono dovuto andare a prendere, giornate intere passate a raccogliere clay. E mo, demolire tutto, mi dispiace, molto. Però, vabbè, così è andata. Oh, io non voglio le fornaci. Adesso mettiamo questi gettatori. Praticamente sarà così. Allora, qui mettiamo, ecco, e qui passa il nostro kart. Questo, una volta che ha raccolto, diciamo, le varie cose della combustione, aumenta poi la luminosità tutto un po'. Sì, sì. Una volta che avrà raccolto, madonna santa, le robe della combustione, praticamente le rilascerà qui. Dovete vedere. Ecco. Sì. Aspetta. Sì, li lascerà qui. Questi tre li sputeranno in dell'acqua che li porteranno nella nostra cesta. Tutta sta roba sembra complicato, ma lo è fatto. È molto semplice. Sì. Allora, intanto facciamo. Ci serve la redstone. Dobbiamo far questo dall'impulso e lo porta qui. Allora, facciamo una prova. Proviamo a mettere il nostro kart e lo facciamo un po' girare, così vediamo come va. Sì. Facciamo un po' girare. Ok, gli serve un po' di spinta. Ecco, vedete? Questo ha sparato. Naturalmente non c'è niente dentro, quindi non ha sparato proprio niente. Va un po' lento. Va un po' lento. Quindi mettiamo qualche altro veloce versione. Sì. Sì, sì, sì. Direi proprio di sì. Basta fare così. Dai, io metto una qui. E l'attivo. Okay. Però figlio mio è un po' più veloce, dai, ha bisogno della spinta, cioè non è che mostro più della spinta, no, ne mostrano pochi, nell'altro bastavano, ah perché qui c'era la discesa, allora gli bastava. Allora facciamo una cosa, mettine di più, mettine uno lì e uno più avanti. Aspetta, gli metto, e posso metterli due appiccicati e li metti più separati. Sì, hai ragione. Li metto qua, faccio così, uno qui e qua, uno invece lo metto qui, qui rimetto la rotaia normale e chiudo. Ok, adesso dovresti andare meglio, adesso non dovresti scassare. No, infatti. aspetta che arriva quelli veloci, mamma santissima. Gli scassa, che palle, non gli basta ancora. Sei esigente, eh?
E l'altro perché era progettata leggermente diversa, e praticamente c'era una specie di curvetta, cioè di discesina gli dava un po' di velocità. Qui la discesina non c'è. Oggi lavora Filippi. Sì. Adesso non è più Fili Mimmo, è Fippi e Mimmo. Fippi e Mimmo. No. Proprio no. Che scassamento. Come si fanno quelle... Serve l'oro. Porca cosa. L'oro? Stones. Non è che fuori notte. I don't know. Che scassamento è finito. Ma mi si è un po' d'ora. Ah, allora è sotto. Non riuscirò mai a ritrovare questa stanza. Intanto bisogna fare qualcosa di inutile. No. Non ho voglia, ragazzi. Cioè, invece di fare qualcosa di decente. Mimolo, il Caciullius. Cosa che fa? Ah, ci sono pure i minati. Gioca da Gario. Cosa dici? Cosa dici? C'è la fine di Isabeth Invisibile. Perché, ragazzi, perché? Ti pensa tu. Sì, va bene. Tu work. Ora che ci sono io che worko qui. Che work a lot. Te va l'inglese, il tuo preferito, ti faccio work alla te. Chi lo è? Ma come si fa con la limitata? Non mi ricordo. Tu mi accordi niente. Oh, fortuna che ci sono io qui. Ragazzi, poi io che mi accorgo questo partirò. Che mi accorgo le cose. Quindi. Beh, che c'entra? Quindi ci frega, i video usciranno lo stesso, ma che ci frega? Sì, speriamo. Certo che usciranno. Quando io sono andato in vacanza, sono tornato da 3 giorni, i video sono usciti lo stesso. Non 3 alla settimana, ma 2 alla settimana. I video escono lo stesso. L'estate è un po' così, è un po' vario. Però i video, vi assicuriamo che escono comunque, qualsiasi cosa accada. I video escono. Ne mettiamo un altro qui. Oh madonna! Si mi scassa adesso. Dove è andato quel figlio di... Buona donna, vai su. Qui si ferma, cazzo. Che palle! Quanto mi scassi! Che scassi così tanto? Forza! Oh! Guarda, se non lo vedo arrivare. Bravo. Ok, e qui attiva. Adesso bisogna fare in modo che questo attivi anche, no, così non va bene naturalmente, che attivi anche l'amichetto qui. Ok, come fare? Intanto mettiamo il titer. Allora devi attivare prima questo e poi questi due, quindi questo lo attiva prima, questo lo facciamo attivare 2 secondi dopo. Mettiamo un blocco, lo facciamo arrivare qui e così dovrebbe attivare tutti e due. Dove si è fermato? Perché ti sei fermato qui? Chi ti ha detto di fermarti? Allora, se io adesso metto... Ecco. Se io adesso metto questi due, per esempio. Voglio vedere se mi escono... Dove devono uscire? Uno solo. Ne esce uno solo. Quindi, vabbè, ogni volta... Bisogna fare così. Io ho un'idea. Lo rendiamo ancora più veloce. Così fa, oddio, perché mi scassi? Così fa molti più giri. Forza. Bene. Ok, ragazzi, e qui ci siamo. Adesso arriva il pezzo delle tramogge. Ce ne sarà una qui, no? Devono essere, no, partendo da qui, una, sì, una, due, tre, quattro, cinque. Perché? No, non capisco. Sì, ma si fa il giro all'incontrario intanto. Allora no. Ce ne sono una,
2, 3, 4, 5. Ok? Così mi sembra più ragionevole. Ok, adesso facciamo la stessa cosa di qua. Mo, parlo un po'. Ti sono qui io, tranquillo. Tranquillo. Tranqui. Ok. E così abbiamo messo la tramoggia. Sopra mettiamo le nostre, sempre le nostre, fornaci. Maronna. È una stanza semplice, relativamente. Oh, perché ti sei fermato? Chi te l'ha detto? Scansa fatiche di merda. Vai! Lavora, schiavo! Sono molto arrabbiato. Si sente un dittatore questo momento. Uno schiavista. Ok, e questi sono i nostri formaci. Formaci. E questi sono i nostri formaci. Formaci. Beh, mi piacciono i formaci. E queste, niente, lavorano come schiave anche loro. Queste però saranno saranno rifornite da altre carinissime. Che cazzo voglio mettere addosso, scusa? Tramocce. Ecco. Il numero è giusto, basta. E voilà. Ok? Sopra queste altre tramogge passeranno i nostri cari amici, i nostri cari amici rotaglie. Ok? Anche qui molto simpli, very simple. Qua si blocca. Ma io voglio salire e le metto. No, questa deve essere così. Dobbiamo naturalmente fare in modo che arrivino e poi ripartano facendo avanti e indietro. Quindi anche questa deve essere così. Giusto? Sì. Sì, adesso vado a farne altre due. Queste qui. Io se avessi un crafting... No, non c'è un crafting. Vabbè. Tanto che è pieno di crafting table. Eccoli. E poi devo fare anche due stichetti e bottoni. Devo fare due bottoni, li facciamo di legno. Ok, due bottoni e andiamo. Perfetto. Ah, praticamente quelli di partenza saranno azionati da noi. Ah no, con le leve però. Cazzo, ho sbagliato. Le leve le faccio, non è un problema. Allora, praticamente queste saranno alimentate, saranno fatte partire da noi. L'altra parte invece rimane sempre accesa, in modo che quando arriva quella tranquillamente riparte. Quindi una così, così è sempre accesa. No, così non va bene. Facciamo così. Così è sempre accesa e riparte quando gli pare. Questa invece non parte quando gli pare, la facciamo partire noi attraverso una leva con cui potremmo accenderla e spegnerla, diciamo. Ecco, accenderla e spegnerla. Se la teniamo spenta. La stessa cosa di qua, giusto? Oggi video molto tecnico. Faremo anche taglietto. Perché il taglietto. Adesso i video, ragazzi, saranno. Ci vanno di fare un po' quello più corti di stare, dai, almeno. Così anche voi vi godete le giornate di mare. Andate al mare. Sì, stare a guardare noi. Sì. Che scassiamo. Non così. Cioè sì, ma. Ecco, che ne sono il palito di mare? Ok, tra poco dobbiamo andare al mare pure noi. Sì. Il video lo finiamo. Ecco qua. E qui mettiamo l'altra nostra carissima, simpaticissima leva. Cazzo, eh? Ne ho fatti due. Sono così stupido che non la vedo. No, forse. Non è che l'ho messa di là la leva. Cazzo, sono furbo. Ti lascio. No, l'ho messa di qua. I tuoi tentativi molto furbi. Vabbè,
Accesa e spegna. Spegna. Accesa e spegna. Ok, poi qua sopra ne mettiamo uno. E qua sopra ne mettiamo un altro. Però questi dobbiamo fare... Oh, oh cazzo. Sono furbo io. Questi dobbiamo fare tramoggiati. Che in italiano significa quello di tramogge sopra. Anche l'altro deve essere tramoggiato. Tramoggiato, vieni qua. Tramoggiato. No, quasi tramoggiato. Sono tramoggiati. Adesso possiamo fare la nostra prova. Io mettiamo che voglio bruciare un po' di patate. Questi li facciamo partire. Li abbiamo già fatti partire. Questi distribuiscono il carbone, no? L'ha già fatto, naturalmente, però. Distribuiscono il carbone. Adesso sono vuoti, non distribuiscono proprio niente. Noi a mano mettiamo quello che vogliamo bruciare. Tra poco tutta sta roba che cavolo dovrebbe uscire esattamente dai dispensatori, come si chiamano? Gettatori. Ci ritorni, eccole belle pronte. Vada, puff puff, e così mi prendo la roba. Quindi per questo episodio questo è tutto. Grazie a tutti, iscrivetevi soprattutto. Ciao a tutti, da Dori Padri.